Con questo video tutorial vediamo l'inserimento di alcuni plugin in grado di aumentare le funzionalità del nostro sito scolastico. In particolare ci riferiamo a un plugin che gestirà le nostre sottopagine in modo automatico, utilizzando un particolare widget che verrà posizionato nella colonna di destra, e un secondo plugin che gestirà le briciole di pane. Vediamo un po' il loro funzionamento. Andiamo nella nostra area di amministrazione. Spostiamo il mouse in corrispondenza di plugin aggiungi nuovo e scriviamo sub pages widget cerca plugin. Questo è un plugin ormai collaudato che molti di voi conosceranno. Abbiamo pensato di utilizzare ancora questo benché non sia aggiornato da un po' di tempo perché abbiamo visto che funziona bene. E lo installiamo. Siamo davvero sicuri. Clicchiamo su OK e completata l'installazione lo attiviamo. Non richiede configurazione in lato impostazioni, ma richiede soltanto di poter essere inserito nella colonna di destra attraverso aspetto widget. Vedete che lo troviamo qua tra l'elenco dei widget disponibili. Gli creiamo spazio nella barra laterale destra, quella chiamata barra laterale 2, e lo trasciniamo al suo posto. E poi ci sono delle, vedete, caselle opzionabili, ad esempio usa root, cioè tutto il percorso, piuttosto che aggiunge anche la pagina padre. Noi lasciamo le cose così come stanno, lasciando a voi poi la facoltà di provare soluzioni diverse a seconda delle caratteristiche del vostro sito. In un sito scolastico può andare bene così, nel sito della direzione regionale abbiamo lasciato invece tutto bianco proprio perché vogliamo soltanto mostrare le sottopagine rispetto alla pagina attiva. Questo perché è un sito, quello regionale, ricchissimo di contenuti, di pagine e sarebbe stato un pochettino problematico inserire in tutte le pagine tutto il percorso completo, sarebbe risultato veramente troppo numerosi i vari rami dell'albero di navigazione. Clicchiamo su salva e andiamo subito a mettere un nuovo contenuto, cioè una nuova pagina figlia di un'altra. Faremo due prove. Uno, metteremo una sottopagina nel menu per soggetti e un'altra invece una sottopagina di una pagina ordinaria. E clicchiamo su nuova pagina e ammettiamo di voler mettere, non so, il giornalino scolastico, qua con tutta una serie poi di testo a corredo, testo da inserire, potrebbero esserci anche, non so, l'immagine del giornalino, il link alle varie versioni, insomma, qui è soltanto un esempio ovviamente, ma dobbiamo attribuirgli la sua pagina madre, che sarà la pagina studenti. Andiamo a cercarlo, eccolo qua, pubblichiamo e andiamo a vedere cosa è capitato. Visualizza sito. Se è vero, cliccando su studenti mi dovrei trovare alla destra la pagina giornalino scolastico, vedete qua. Eccola qua pronta. Qui è ancora vuota, però è la pagina che è stata inserita figlia del papà studenti, che essendo una pagina con categorie, accanto alle sue sottopagine tradizionali, ha anche tutto il suo archivio già bello predisposto. Facciamo la stessa operazione adesso in un'altra pagina interna, poniamo, non so, una sottopagina di Plessi. Nuova pagina. Ammettiamo la scuola abbia un plesso, chiamiamolo plesso A. Questa pagina avrà come genitore la pagina plesse, che peraltro è all'interno della pagina alla scuola. La pubblichiamo, adesso non ha contenuto, ma qui vale lo stesso discorso per il giornalino scolastico. Vediamo soltanto la funzionalità di questa navigazione per sottopagine. Se noi clicchiamo su Plessi, avendo poi selezionato, vi ricordate nella configurazione del widget, la root, ci sarà tutto l'albero di navigazione di quale della scuola, no? Perché abbiamo messo anche aggiungi il papà. Vedete?
E quindi in questo modo noi tutto sommato questo box ce lo ritroviamo alla destra. Ripeto, la modalità con cui visualizzare la sottopagina però è gestita all'interno del widget mettendo i segni di spunta a seconda dei propri desideri e delle proprie necessità. Bene, abbiamo visto che questo funziona, adesso vediamo il secondo plugin, il plugin invece che gestisce le briciole di pane. In cosa serve questo plugin? Serve a dare un'indicazione di posizionamento del contenitore attivo. Ad esempio, ci sarà una scritta tipo sei in, dove sei, non so, in home, plessi, plesso A. Questo consente di tornare più facilmente, come in un sistema di scatole cinesi, uno dentro l'altro, alle varie pagine madri delle varie pagine contenute nel nostro sito. Andiamo su nuovo, anzi no, andiamo prima nel nostro pannello di amministrazione e plugin aggiungi nuovo. Cerchiamo quello delle briciole di pane che si chiama Breadcrumbs, cerca plugin e vedete che tra i vari plugin che gestiscono le briciole di pane c'è in particolare questo Breadcrumb NavXT, che è quello che noi abbiamo utilizzato anche nelle precedenti installazioni e abbiamo visto anch'esso che funziona bene, un plugin giunto la versione 4.2.0 con un buon punteggio di 4 stelle. Se vogliamo vedere i dettagli, no? Riusciamo anche a accedere direttamente alla pagina dei plugin all'interno dell'archivio di WordPress e vedete insomma che è un plugin che ha buone valutazioni e che è stato scaricato già 205.000 236 volte, per cui vuol dire insomma che è un qualcosa che non solo funziona ma che è anche aggiornato in continuità. Vedete 13 giorni fa l'ultimo aggiornamento e funziona dalla versione 3.2 superiore di WordPress. Quindi sembra fare proprio il caso nostro, possiamo cliccare su installa ora anche direttamente da questa scheda e successivamente attivarlo. Nel nostro tema c'è già l'area delegata alla gestione del nostro plugin. Andiamo a vedere cosa è successo. Ecco, vedete qua, innanzitutto qua c'è già l'indicazione home, quindi c'è una ripetizione, cioè, informativa sul fatto che noi attualmente siamo in home. So che alcuni colleghi non desiderano e quindi la possono anche eliminare personalizzando il plugin o il foglio di stile. Personalmente a me invece piace questa informazione anche del posizionamento visuale attualmente in home page. Se però noi andiamo, non so, su Plessy, vedete home, la scuola, Plessy, per cui abbiamo già tutto il percorso corretto. Se andiamo in Plesso A, vedete che abbiamo il percorso dal contenitore più esterno al contenitore più interno, con la possibilità di andare da uno all'altro attraverso un semplice clic, in quanto automaticamente il plugin mette a disposizione il link alla risorsa. Peraltro, questo che è un plugin molto ricco, può essere a sua volta oggetto di impostazione di personalizzazione attraverso il percorso impostazioni breadcrumb NavXT. Vedete, poi potete cambiare anche l'elemento di separazione, potete aggiungere delle frase ulteriori tipo sei in o altro ancora, insomma avete tutta una possibilità di configurazione che sta a vostra scelta realizzare.